fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio. Vedi, perché noi italiani siamo abituati a unirci, a ribellare, solo quando c'è questa cosa del pallone. No, Tino, ora ti faccio una domanda che è molto delicata. Che cos'è un giornalista serio? Chi è un giornalista serio? A me lo devi dire, che se io parlo contro i giornalisti, dopo allora, aspetta, 40 anni perché questo è un tema minatissimo. Appunto, non mi fa entrare in questo. Allora, tema. Per qualcuno, giornalista serio è quello che... Come potete vedere alle nostre spalle ci sono gli uffici della Direzione Generale di Bari. Oggi siamo qui per parlarvi di un'inchiesta che sta facendo tremare i palazzi. Capito? Quindi tu lo fai, dai un certo tono. Vi racconteremo, faccio in maniera seria, Tino, vi racconteremo di tutta una serie di intercettazioni anche ambientali avvenuti tra l'erario ed alcuni suoi sodali, perché non si può definire diversamente, in quell'inchiesta che ha travolto la sanità e la protezione civile e gli uffici della Regione Puglia. Però noi non siamo così, Tino. Per me il giornalismo serio, il giornalista serio, non è chi non fa la battuta, chi non dice una parola in dialetto, chi non dice la parolaccia. Per noi il giornalismo serio è quello che fonda le sue radici più profonde sulle carte, che fonda le sue radici più profonde sulle testimonianze verificate, accertate. Certo, ci capita di sbagliare, sbagliamo anche noi. Ognuno ha una sua linea, ha un suo stile. Ma vedi, a me al telegiornale a dire le cose che diciamo come le diciamo? No, però ho fatto anch'io il telegiornale. Lo so che avevo i capelli, non mi riconoscete, ma ho fatto anch'io il telegiornale, ho fatto l'inviato e parlavo in questa maniera. Siamo collegati dal ASL di Bari per parlarvi, e tu mi chiederai, Wedi Shufa e racconta, però la premessa è d'obbligo. Sai perché, Tino? Perché ci sono dei pezzi di carte di quella inchiesta in quelle intercettazioni che nessuno ha pubblicato e che probabilmente dovrebbero essere note. Il giornalismo serio è quello che cerca, nonostante le pressioni, alle quali tu ogni tanto pure cedi, non tutti, no, tu, noi, tutti, resta comunque nella capacità di poter fare il proprio lavoro con la consapevolezza di averci provato. In queste carte non c'è solo il coinvolgimento del giornalista che avrebbe riferito all'erario della presenza delle cimici. L'erario, caro Tino, dice una cosa in quella intercettazione, in quell'incontro con alcuni suoi sodali, mentre ironizza anche sulla indagine in corso e sulla presenza di quelle cimici, dice che se dovesse essere arrestato, Tino, il primo nome che farà, sai qual è? Non lo sai, non lo so. Non te lo fate leggere le carte, lo letto solo io. Fai il nome di un giornalista, di un collega. Un giornalista, un collega. Certo. E della moglie. E della moglie. Dice, se dovesse succedere che venga arrestato, il primo nome che farò, i primi nomi che faranno, saranno i loro. Quello mio. No, perché quello tuo è... no. Perché? E perché? Bravo, mi hai dato lo spunto. Perché non ha detto di Tino, di Lo Conte, di Pinco, di Paolo? Per quale motivo? Perché proprio di questi due colleghi? Perché di questi due colleghi? Non lo so. E sono situazioni personali o in qualche parte poi dal personale si è arrivati a utilizzare il pubblico per propri tornaconti? Questo è quello che la gente dovrebbe sapere. Cose dette con la consapevolezza di dirle. E a maggior ragione dette mentre si parla di cimici, quindi le stai dicendo e ci sono le cimici che ti ascoltano e tu lo sai, perché in quell'incontro non c'è soltanto il giornalista che avrebbe riferito all'erario la presenza delle cimici, ma c'è un alto dirigente oggi, perché intanto ha avuto la promozione, Tino, ha avuto la promozione, come succede spesso in Italia, a Bari soprattutto, ha avuto la promozione, c'è un attuale alto dirigente della ASL di Bari, altissimo dirigente della ASL di Bari. Quindi non sei tu, perché tu non sei altissimo. Non sono manco basso, non sono proprio dirigente, non sono niente. E sai cosa ci ha colpito in questa storia? Ci hanno colpito i post che questa persona, questo individuo, metteva durante la pandemia, mentre di fatto succedeva altro, per sua stessa missione. Questo diceva addirittura
la conferma di quante fossero le cimici, perché evidentemente qualcuno gliel'aveva riferito e lo diceva a sua volta all'ex capo della Protezione Civile. Ebbene, questo è un po' il midlay che poi affronteremo nel dettaglio. Certo, non è che ci stiamo erigendo a paladini della giustizia a prescindere.